è uno straordinario evento, sia nella manifestazione anche nella spettacolarità, perché abbiamo avuto un cielo tempestato di lampi e delle punte di precipitazione sono arrivati a 20 mm in 15 minuti, quindi per un totale addirittura nella zona di rottofreno di 65 mm, per cui hanno messo a dura prova poi il sistema idraulico di raccolta delle acque. Questo purtroppo non è un fenomeno nuovo, ci sta un po' dando questa manifestazione del tempo, un po' la misura di come dobbiamo attrezzarci per ricalibrare quello che è stato negli anni costruito come rete idraulica scolante, chiaramente fatta a seconda delle manifestazioni climatiche e di come si manifestavano le piogge in quel periodo. Modificandosi la tipologia di precipitazioni, chiaramente il sistema idraulico spesso è in crisi, perché l'acqua cade in una frazione di tempo molto, molto stretta, la finestra temporale molto corta, molto stretta, per cui si riduce e quindi si mette in stress la potenzialità di trasporto dell'acqua. Su questo è bene che lavoriamo seriamente, perché gli insediamenti urbani sono quelli produttivi, dove c'è l'impermeabilizzazione di suoli, sono quelli che sono più a rischio esondazione, e soprattutto dove c'è poi delle persone, delle attività produttive, poi ci sono anche poi situazioni di danni poi da riparare, oltre al disagio delle persone, che sono situazioni che è meglio prevenire, che sono sicuramente sconvenienti. Le precipitazioni ha colpito soprattutto la zona bassa, collinare e di pianura, per cui abbiamo registrato una precipitazione molto esigua nella parte di Mignano e zero precipitazione nella parte del Molato. Sostanzialmente non abbiamo avuto criticità, le dighe sono tra l'altro anche con discrete dotazioni di acqua, viste le piogge estive che hanno consentito di mantenere un buon volume di accumulo di acqua. Sostanzialmente la parte più critica è stata nella pianura e soprattutto nella zona a sinistra del Trebbia di Rottofreno San Nicolò, la parte più intensa delle precipitazioni.